Quali sono le aspettative per questo esame di maturità? Sicuramente tanta ansia, quindi veramente un grande in bocca al lupo a tutti noi ragazzi. Ma d'altra parte tanta preparazione. Non sono stati anni semplici, soprattutto gli ultimi, ma i nostri professori ci hanno sempre supportato, hanno creduto in noi, hanno portato a termine un programma in modo efficiente, anche se corposo ed esauriente. Quindi ci aspettiamo un bell'esame, di fare una bella figura e sicuramente che il futuro ci splenda. E anche se magari ci possa essere qualche caduta, che ci si possa rialzare così come la scuola ci ha insegnato, perché bisogna dare sempre il meglio di se stessi. Nonostante sia stato molto difficile per me affrontare questi 2 anni di didattica a distanza che mi hanno allontanato non solo dalla mia amata scuola ma anche dalle relazioni sociali, finalmente ho potuto concludere il mio percorso in presenza tra i banchi di scuola e non dietro lo schermo di un computer. Ho provato tantissime emozioni, dalla felicità di una risata con un amico o amica, oppure dall'ansia di un'interrogazione o di una verifica. Purtroppo la scuola superiore, così interminabile, vista da un adolescente di 14 anni, è giunta al termine, così come i miei 13 anni di scuola ormai sono terminati e adesso mi aspetta una delle sfide più importanti che ricorderò per tutta la vita, cioè gli esami di Stato. Sto vivendo questo momento con un mix di emozioni, tra la voglia di libertà, alla concentrazione allo studio, ma anche l'ansia e la paura di ciò che sarà. Allo stesso tempo ritengo che sia un traguardo molto importante che ogni maturando ricorderà per tutta la vita, non solo come un momento di tensione, ma anche come un momento di crescita interiore.